io sono Paolo Di Innocenzo, sono il direttore vendite della divisione Bose professionale in Italia. Questa è la prima volta di Bose a Ise, la prima volta in assoluto. Siamo venuti qui perché pensiamo che secondo l'evoluzione del nostro portafoglio prodotto negli ultimi 2 anni aveva un senso oggi per l'azienda essere qui a questa fiera che rappresenta nel panorama dell'integrazione audio professionale la vetrina principale in assoluto. E siamo qui oggi per riconfermare la nostra presenza nel settore del mercato del PA professionale dell'engineer sound, e quindi con le nostre soluzioni Directivity, Line Array, Room Match e l'amplificatore Power Match, ma soprattutto per presentare al mercato le nostre nuove soluzioni per il mercato del Voice Evacuation Alarm, quindi i prodotti e i sistemi conformi alla nuova norma N54. Il posizionamento di Bose rispetto ai sistemi EVAC è molto chiaro ed è assolutamente allineato alla filosofia dell'azienda. Noi puntiamo ai sistemi di diffusione sonora di qualità e all'interno del sistema di diffusione sonora di qualità integriamo anche la funzione di Voice Alarm, quindi l'evacuazione guidata in caso di emergenza. Questo è un posizionamento strategico perché comunque per noi la prima cosa a cui puntiamo è quella di dare un suono, comunque una diffusione sonora di qualità con annunci di servizio commerciale che siano assolutamente intelligibili e con una copertura sonora uniforme. All'interno di questo concetto chiave integriamo anche la soluzione di Voice Alarm. In sostanza il nostro cliente con un solo sistema ha 3 funzioni, la musica di sottofondo di qualità, un sistema per l'evacuazione e per gli annunci di servizio o commerciale. Siamo molto contenti di questa esperienza perché la fiera ha risposto benissimo alla nostra presenza, abbiamo avuto un numero sicuramente maggiore rispetto alle nostre attese in termini di visite. Io personalmente in 2 giorni ho incontrato più del doppio dei clienti che abitualmente riesco a visitare in un anno di attività. A livello europeo anche siamo molto contenti, ho sentito molti commenti dei miei colleghi che sono assolutamente entusiasti del livello di partecipazione e dell'interesse che ha ottenuto i vari seminari e anche i nuovi prodotti. Quindi spero proprio che l'azienda intenda replicare questa presenza anche il prossimo anno, perché spero che ormai, una volta aperto un solco di presenza e di partecipazione all'ISE, si debba continuare in questa direzione. Quindi direi nel complesso un bilancio estremamente positivo e un'esperienza da ripetere.